Coach, complimenti per una grandissima prova di carattere e una grandissima prova di mentalità. Non era semplice dopo gara 1, persa in quel modo con più di 30 punti di scarto, ma oggi Valsesia è stata veramente all'altezza della situazione. Ma siamo riusciti a cancellare in fretta la sconfitta di domenica, dove forse siamo entrati in campo troppo tardi. È una cosa che fortunatamente in questo campionato abbiamo dimostrato di saperci rialzare dalle partite pessime per sfodare comunque delle prestazioni notevoli. Mi dispiace perché ci abbiamo provato fino alla fine, forse poi sono mancate quelle energie mentali, quei 2-3 falli finali, soprattutto il fallo al canestro di Berti, e il rimbalzo offensivo sull'ultimo tiro con fallo e mandando la lunetta. Purtroppo esce fuori dall'inesperienza di alcuni di loro a giocare queste partite e dal fatto che forse anche dal punto di vista mentale in quel momento eravamo un po' esausti e quindi abbiamo pagato. Cosa dire? Sicuramente non sto qua a dirlo io che Firenze è una grande squadra, una squadra sicuramente che lotterà fino alla fine per poter entrare nei Final Four se supera questo turno. Noi comunque saremo pronti a dar battaglia già venerdì in casa da noi, avendo dalla nostra il campo a favore, e quindi dobbiamo cancellare in fretta, guardare le cose che forse non ci hanno permesso di poter fare alla fine un risultato, visto che comunque gran parte della partita siamo riusciti anche a stare avanti o quantomeno punto a punto. Abbiamo subito forse troppo nei primi 5 minuti del terzo quarto, avendo subito 14 punti in 5 minuti, e lì forse è stata la chiave della partita, perché avevamo sprecato tanto, dovevamo provare a stare ancora di più sulle situazioni difensive per non permettere a Firenze, che comunque è una squadra che sappiamo benissimo che ha un potenziale offensivo abbastanza alto, e l'obiettivo era quello di tenerli sui 60 punti. Li abbiamo tenuti a 69, non è bastato, e quindi vorrà dire che dovremmo lavorare ancora di più. Comunque, sugli scudi oggi Mattia Magrini, ma anche Gatti, che era un po' mancato in gara 1, entrambi hanno fatto una grandissima prova e hanno, come dire, tirato la carretta per tutta la partita. Poi chiaramente ci sono stati gli errori in fondo, ma come diceva lei, coach, anche per non solo per inesperienza, ma aggiungo io anche per la stanchezza. Ma sì, stanchezza, inesperienza, qualità dei giocatori. È ovvio che non possiamo paragonare quasi nessuno tra le due squadre per qualità. Giochiamo contro una squadra che comunque ha tanti giocatori che hanno calcato i parchi di A2, quindi sappiamo benissimo che la qualità in queste partite e l'esperienza comunque fa la differenza in una serie di playoff così lunga, e quindi dobbiamo farci trovare pronti, dobbiamo essere ancora più sul pezzo, e quindi mi auguro che, ribadisco ancora una volta, riusciamo a rialzarci nuovamente per provare a azzannare venerdì in casa. Quindi venerdì l'appuntamento all'Oropiana, al Palo all'Oropiana, a Borgo Sesia. Ok, grazie a voi.